Cosa pensi di Xpeng? Xpeng? Com'è che si pronuncia? Boh. Hai investito in Ouya? E di Alibaba cosa mi dici? Cina, Cina, ancora Cina. Questa nazione vi ossessiona. Non fate che parlarne, praticamente in ogni mio video qualcuno mi chiede un'opinione su come investire in questo paese. Oggi ho deciso di mostrarvi quello che penso essere il modo migliore per esporci alla Repubblica Popolare Cinese. Però ricordatevi che non sono un consulente finanziario. E quindi il contenuto di questo video è puro intrattenimento. Niente di ciò che vi dirò in questo video rappresenta un consiglio finanziario. È solo ciò che farei io se volessi espormi alla Cina. Benvenuti su Investire con Gus. Ormai saprete che ho deciso di non investire in singole azioni cinesi, principalmente per due ragioni. La prima è la trade war, ovviamente, che adesso forse con l'uscita di scena di Trump potrebbe giungere al termine, ma sinceramente ne dubito. La seconda è che non mi fido molto dei bilanci delle aziende cinesi. Ultimamente se ne sentono di tutti i colori, perciò credo che sia un tantino troppo rischioso investire in singole azioni cinesi. Però c'è anche da dire che la crescita e lo sviluppo di questa nazione sembrano essere una grandissima opportunità di investimento. Persino Ray Dalio, uno dei migliori investitori della storia, crede fermamente nella favola cinese, tanto che ha paragonato il futuro sviluppo della Cina a quello dell'Olanda e della Compagnia delle Indie. Quando un investitore del calibro di Ray Dalio fa delle affermazioni del genere, è meglio ascoltare attentamente. Quindi ho iniziato a spremermi le meningi, a chiedermi come avrei potuto espormi alla Cina senza correre troppi rischi. Tra poco vi mostrerò la risposta a cui sono arrivato. La prima domanda che mi sono posto, che dovreste porvi anche voi, è senza dubbio questa: ho messo mi piace al video di Gus? Beh, se la risposta è no, credo sia il caso di rimediare. E tu, nuovo arrivato, che non sei mai stato sul canale, clicca sul pulsante iscriviti e attiva la campanella, così riceverai le notifiche quando uscirà un mio nuovo video. Dopo questo siparietto, possiamo continuare. La risposta mi è arrivata proprio dal buon Ray Dalio. Ed è Risk Parity, una strategia di costruzione del portafoglio che si basa sulla diversificazione in varie asset class, tra loro decorrelate, come ad esempio azioni, obbligazioni e materie prime, con lo scopo di ridurre la volatilità senza ridurre troppo la performance. Ho pensato, perché non provare a costruire una specie di all-weather cinese? Quindi mi sono messo alla ricerca degli strumenti che avrei potuto utilizzare per costruire un portafoglio del genere. Tra un attimo vi mostrerò quali sono gli ETF più appropriati, secondo me. Però prima voglio mostrarvi la performance che questa strategia ha avuto in passato. Però ricordatevi sempre che la performance passata non è indicativa della performance futura. La linea blu è la mia interpretazione dell'all-weather cinese, mentre la linea rossa è il mercato azionario cinese. Come vedete, il mercato azionario ha permesso di ottenere una migliore performance, però la volatilità è stata molto più alta. Adesso analizziamo un po' meglio la performance, che parte dal 2015. Il portfolio 1 è il mio all-weather cinese, invece il portfolio 2 è il mercato azionario cinese. Il CAGR, quindi il Compounded Annual Growth Rate, che è semplicemente la performance media annualizzata, per il mio portafoglio è stata del 5,77%, mentre quella del mercato azionario cinese è stata del 9,82%, quasi il doppio di quella del mio portafoglio. La cosa interessante però è la peggiore performance annua: nel caso del mio portafoglio è stata del 5%, mentre la performance peggiore del mercato azionario cinese è stata quasi del 20%, con un drawdown massimo del 37% contro il 14% dell'all-weather cinese. Quindi il mio all-weather cinese ha ottenuto una performance nettamente inferiore, ma con molta meno volatilità. Il portafoglio l'ho composto in questa maniera: il 55% sono obbligazioni cinesi. Per fare questo backtest ho dovuto utilizzare KBON, che è un ETF di VanEck che credo non si trovi in Italia. Tra un attimo vi mostro un ETF iShares che si dovrebbe trovare in Italia, che però non era utilizzabile per questo backtest. Il 15% è oro e il 13% è MCHI, un ETF che riproduce la performance del mercato cinese. Dal 2011 10.000 dollari investiti in questo ETF MCHI ad oggi sarebbero 19.346 dollari, una performance del 93%. La prima posizione è Alibaba, che vale per il 16,79% del portafoglio. Poi abbiamo Tencent con il 14,5%. E poi le altre posizioni che hanno un peso molto meno influente rispetto alle prime due. L'ETF che ho trovato per esporsi ai bond cinesi è CNYB di iShares. Questo è un ETF molto più giovane dell'altro, esiste soltanto da metà 2019 e la performance è stata del 9,10%. Questa è la ripartizione per scadenze delle obbligazioni presenti nel portafoglio. La maggioranza scadono a 7-10 anni e tra i 3 e i 5 anni, quindi la maggior parte sono azioni a breve scadenza, quindi considerate più sicure. Per quanto riguarda l'oro, io normalmente utilizzo questo Wisdom Tree Physical Gold. Un altro modo per investire in Cina è costruire un semplice portafoglio composto da mercato azionario e bond. Così facendo si va ad indebolire la performance di un portafoglio soltanto azionario,
però si va anche a limitare la volatilità. Potete aggiustare la percentuale di bond presenti nel portafoglio in base alla rischiosità che siete disposti a sopportare. Più siete coraggiosi, più bassa sarà la percentuale di bond. Più siete timorosi, più alta sarà la percentuale di bond. Adesso vi mostro qualche performance del passato, così vi potete fare un'idea. Vediamo cosa succede se mettiamo il 70% nel mercato azionario e il 30% nei bond. La performance annualizzata è leggermente inferiore dell'8,05% contro il 9,82% del mercato azionario, però il drawdown massimo si riduce abbastanza e del 28% contro il 37% del solo mercato azionario. Questo invece è il grafico, le performance non sono così distanti e si va ad attutire la volatilità. Facendo invece un'allocazione del 50-50, quello che otteniamo è questo: una performance media annualizzata del 6,68% con un drawdown massimo del 21%. L'allocazione del vostro portafoglio dipende sempre da quanto rischio siete disposti a sopportare, da quanto rischio potete sopportare. Ricordatevi sempre che prima di investire in qualsiasi cosa, che sia un'azione, che sia un bond, che sia una materia prima, chiedetevi quanto siete disposti a perdere, chiedetevi quale perdita potreste essere in grado di sopportare. Riuscirete a restare dentro anche se perderete il 60%? Riuscirete a comportarvi in maniera logica anche quando vedrete il vostro portafoglio in rosso? Negli investimenti, probabilmente la prima cosa, la cosa più importante è riuscire a gestire la propria testa, le proprie emozioni, non farsi prendere dalle emozioni, ma ragionare logicamente. E fidatevi, quando vedrete la vostra posizione crollare del 60%, del 70%, sarà molto difficile controllare le emozioni, però dovete assolutamente farlo. Come vi ho già detto prima, il contenuto di questo video non sono consigli finanziari, ma sono soltanto le opinioni di un ragazzo appassionato di finanza. Dato che ho perso un po' di tempo a pensare a come espormi alla Cina, a pensare se investirci oppure no, ho pensato di fare questo video per mostrarvi quali sono le mie idee, perché mi sembrate davvero molto ma molto interessati alla Cina. Per concludere, credo che vi starete chiedendo se ho deciso di mettere in atto questa strategia e la risposta è ovviamente no. Per le ragioni che vi ho detto prima, preferisco non investire in Cina e l'investimento in questo paese non è una necessità del mio portafoglio. Sono sicuro di poter ottenere un'ottima performance anche senza investirmi in questo paese. Il sito con cui ho fatto i backtest che vi ho mostrato nel video è questo qua, Portfolio Visualizer. Come vedete si possono fare varie cose, backtest di portafogli e tante altre cosette molto interessanti che però non ho mai provato. È davvero un sito super interessante. Per quanto riguarda i backtest dei portafogli si possono fare gratuitamente. Poi non so se il resto, se le altre analisi abbiano un costo. Basta cliccare su Backtest Portfolio e arriviamo su questa pagina in cui inserendo i vari valori che vogliamo riusciamo a fare un backtest di un portafoglio. Fare un backtest significa testare qual è stata la performance passata di un portafoglio ipotetico. Al massimo si può iniziare questo backtest dal 1985, che non è male. Nell'initial amount possiamo inserire quanto vogliamo investire in questo portafoglio che andiamo a backtestare. Qua gli possiamo dire ogni quanto ribilanciare, quindi un ribilanciamento annuale, semiannuale, trimestrale, mensile. Una cosa molto carina è che potete anche dare un nome ai vostri portafogli, ne potete fare al massimo tre in un colpo e potete nominarli come volete. Poi andate giù e qua inserite gli asset a cui siete interessati. Se non trovate l'asset a cui siete interessati, vi conviene cercarne uno simile. Commettiamo la percentuale del portafoglio che vogliamo investire in quello strumento, in questo caso ho messo il 100%. Poi vi basta cliccare su Analyze Portfolio e lui fa i suoi calcoli. E ci prepara le varie statistiche. Ci mostra il grafico a torta, che in questo caso ovviamente è composto soltanto da uno strumento. Poi ci mostra la performance, il massimo drawdown, la miglior performance, la peggior performance. E ci mostra vari parametri. Poi qua ci mostra un bel grafichetto. Qua ci mostra i ritorni annuali del portafoglio. Che dire, è un sito veramente utilissimo e gratuito, perciò è fantastico. Vi consiglio assolutamente di utilizzarlo e spero che questo video sia stato utile. E voi invece state investendo in Cina? Pensate come l'Italia che sia un'opportunità senza precedenti? Fatemelo sapere nei commenti, che sono molto curioso. Per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti. Ciao!